Bentornati a Mantova Segreta, la trasmissione che prova a raccontarvi storie anche quando alla fine non puoi andartela a cercare perché magari sei costretto a chiuderti in casa, ma ci pensiamo noi. E oggi torniamo all'interno della sagrestia della Chiesa della Trinità nell'Archivio di Stato e torniamo a raccontarvi la storia delle epidemie del passato. E torniamo proprio in quel 1630 dove la città sta per subire il sacco dei Lanzichenecchi, ma la peste è già arrivata in città. E provate a pensare cosa pensa di fare il Gonzaga, ebbene pensa di scrivere un bel DPCM che fa sempre bene. Siamo tutti immersi in questa pandemia che ci ha colto un po' di sorpresa perché pensavamo che le grandi epidemie non ci sarebbero più state con i progressi della medicina e invece ci siamo trovati in mezzo a questa situazione e oggi noi siamo qui all'Archivio di Stato perché l'Archivio di Stato è andato a fare delle ricerche, ha recuperato notizie sulle epidemie del passato. È molto suggestivo vedere questi documenti che sono documenti in effetti originali dell'epoca e dove si vede la scrittura antica, dove si vede appunto che la funzione dell'Archivio di Stato è mantenere questo tipo di memoria. E abbiamo sentito la descrizione in presa diretta di quello che succedeva nelle strade e adesso vediamo come l'autorità pubblica tenta di intervenire per gestire questo contagio. Siamo ancora prima del sacco e oggi se dovessimo pensare che cosa sono questi documenti diremmo che sono gli allegati al DPCM ed è anche interessante pensare che noi usiamo dei termini che oramai ci sono noti, ordinanza, DPCM, lockdown e tutto quello che appunto si vuol dire e all'epoca parlano esattamente delle stesse cose ma utilizzando un italiano molto più evocativo. Chiediamo quindi a Luisa Tamassia di raccontarci che cosa c'è all'interno degli allegati al DPCM del 1630. Anche questo è un documento assolutamente straordinario perché è la bozza, l'elaborazione proprio di un editto, quindi di un provvedimento che il governo della città avrebbe dovuto assumere, che non sappiamo neanche peraltro se fu assunto. Però in questo editto si prevede una serrata, cioè un lockdown della città che avrebbe dovuto partire dopo sei giorni dall'emanazione dell'editto e che avrebbe dovuto durare continuativamente 22 giorni. Non sappiamo se e quando questo editto fu fatto perché le parti che dovevano contenere le date, cioè l'inizio e la conclusione dei 22 giorni di quarantena, sono rimaste in bianco, sono lasciate in bianco. Comunque ciò che si prevede è che tutti si provvedano nei sei giorni che precedono l'inizio della misura, si provvedano di tutto quello che serve per rimanere chiusi in casa 22 giorni. Soltanto un esponente della famiglia, un capofamiglia, il cui nome dovrà essere registrato presso l'autorità pubblica, può uscire ed eventualmente fare le commissioni che si rendessero necessarie. I negozi, le botteghe devono rimanere chiusi, salvo una finestrella dalla
alla quale il venditore può lasciare allungare le merci verso l'esterno. Per coloro che non possono uscire e che non abbiano potuto approvvigionarsi, si prevedono addirittura i panettieri e gli ortolani che possano girare per le vie della città per andare a vendere, a fornire dalle finestre ovviamente quelli che ne avranno bisogno. Si danno disposizioni molto precise per quanto riguarda il ghetto, si chiede infatti che venga chiuso completamente, se non per l'indicazione poi di 10 soggetti nominati che potranno uscire anch'essi per svolgere le commissioni necessarie. Ovviamente sono previsti anche i nomi, le indicazioni di coloro i quali sono eccezionati, cioè non rientrano in questa chiusura, in questa serrata, e sono ovviamente le autorità, i soldati, i militari e i medici, i barbieri, cioè coloro i quali, i barbieri in quanto facevano dei piccoli interventi chirurgici, quindi coloro i quali dovevano intervenire per motivi sanitari. Una cosa che mi ha colpito in questo documento, in questa bozza appunto di allegati, è il fatto che si faccia riferimento a uno smart working, ma soprattutto a quello che poi nella prima chiusura per noi sono stati i codici Ateco. È come se mettessero dei codici Ateco sui benestanti e sui poveri. Il codice Ateco dei benestanti gli consente di stare, intendo dire, a casa per la quarantena che viene imposta nel caso di contagio. Il codice Ateco dei poveri invece gli impone comunque di lavorare. Chiediamo appunto a Luisa se ci legge questo passaggio dove si vede come vengono trattati in modo diverso i benestanti, quelli che avevano i mezzi e quelli che invece dovevano lavorare per vivere. Sì, il documento dice proprio che dovrà ciascuno prendere anticipatamente per le sue case le cose necessarie per il vivere per tutto il tempo dei 22 giorni, il che facilmente potrà riuscire ai benestanti. Ma quanto ai poveri, dice, che si sostentano giornalmente con le proprie fatiche, non avendo essi il modo di provvedersi di vettovaglie sufficienti, basterà che entro il termine dei 6 giorni si provveggano degli strumenti da lavorare o per camminare, come di ferri da legare o da mietere o da far legna, o per la città nella fabbricazione e riparazione dei forti, come di zappe, badili, vanghetti, barizze, cariole, corbetti e cesti e altre cose simili, col dare poi nota all'ufficio della sanità del proprio nome e cognome, del mestiere suo insieme con la famiglia che avrà, poiché si sappia quali saranno atti a lavorare e quali no, a ciò che possa essere a ciascuno provveduto con la destinazione del luogo dove dovrà essere impiegato e dove sarà a tutti, secondo l'opera che faranno, pagata quotidianamente la mercede conveniente con cui potranno fornirsi di pane per vivere. I Promessi Sposi di Salvatore Nocita vengono girati proprio tra Mantova e Sabbioneta e qui ricostruiscono anche il set della peste, il lazzaretto. Il lazzaretto viene ricostruito a Sabbioneta soprattutto sotto la Galleria degli Antichi e devo dire che ho partecipato anch'io come comparsa e dovevamo sudare, era marzo e c'era un freddo incredibile e allora sono andati di vaselina spruzzandocela addosso. Provate a guardare la sequenza. Sono altri morti da prendere. Screppa anche tu. No, dovete portarli via. Venite, vi darò dei soldi. Andiamo, seguitemi. Di qua. Ehi,
Siamo usciti un attimo dalla mostra perché proprio con gli esterni della città, che ha a che fare il regista dei Promessi Sposi televisivi, dove ambienta appunto alcune scene della Milano con la peste. E la Milano in realtà è Mantova, molti dei mantovani hanno fatto le comparse e anche alcuni personaggi famosi. Provate a guardare chi fa il Monatto e vediamo se riconoscete Roberto Boninsegna. Beci, va, povero Untorello, non sarai certo tu a spiantare Milano. Viva la Moria, che muoia la Marmaglia. Fai bene a ungere queste canaglie, ungili, che non valgono niente se non quando sono morti. Ungili, Untorello! E ora vediamo un documento che è un documento che può essere visto in due modi: freddo, perché è una semplice elencazione dei morti, ma anche commovente, perché si vedono i nomi di queste persone, si leggono le date, appunto gli anni di vita, e si leggono anche i motivi della morte. Chiediamo quindi a Luisa se ci racconta che cos'è questo documento che parla ancora della peste del 1630. Sì, questo registro fa parte della serie dei registri necrologici, dove venivano registrati i morti. Generalmente un registro di questo tipo contiene più annate di registrazioni. Per il 1630 abbiamo due registri proprio per registrare i nomi dei morti. E qui, come si può vedere, vengono indicati il cognome e il nome della persona, le cause di morte, e generalmente sono morto di febbre, si indica anche in quanti giorni è morto di febbre. Si indica anche il numero degli anni, l'età, cioè morto di febbre, danni, eccetera, eccetera. E in queste registrazioni, proprio per il 1630, abbiamo molti casi in cui viene indicato non soltanto morto di febbre, ma anche et bogne oppure petecchie, e quindi, cioè, vengono descritti così i segni della peste. Ricordo che secondo i dati del tempo, tra il gennaio e il settembre e il giugno, 1630, morirono oltre 10.700 persone. Stiamo andando verso la fine della puntata. Tra tante cattive notizie di cui abbiamo parlato, ebbene, a volte ci sono anche delle belle notizie, e abbiamo una persona che scrive ed è sopravvissuta alla peste, e in questa lettera descrive proprio anche una sua dieta che fa proprio per rimanere in salute. Che cosa dice Leonardo Arriva Bene all'interno appunto di questo documento? Sì, Leonardo Arriva Bene era un corrispondente e scrive a un collega corrispondente e gli dice: Dio benedetto mi ha voluto per sua misericordia salvare in un male tanto pericoloso ed in cui infiniti altri hanno perduta la vita. Sia dunque umilmente ringraziato, et maggiormente perché a Mantova era andata la nuova della morte mia, onde alcuni che hanno meco interessi pensavano di far quello che si suol fare morto il debitore.
ore, ma giunse l'avviso poi della vita. Io per verità non ho avuto che un termine di febbre e la bugna mi venne alla coscia prima di detta febbre, né ho mai sentita doglia di testa, solo che la febbre mi tolse il cibo e rimasi languidissimo. Ora è aperta, sono 8D e fa onestamente il debito. Il chirurgico, cioè il medico, spera al più fra 15 giorni che mi si chiuderà, essendo annichilata, scomparsa, come ha già cominciato a fare. Sto in piedi, mangio melloni e bevo garganego con senziente fisico. Mangia meloni e beve questo vitigno, questo vino particolare. Saldata ben la piaga, per non aver a star separato da altri e poi per convenienza, penso di andare a trovare Sua Altezza, né credo che mi sarà difficile, poiché di qua col passaporto del signor generale vi sono andati per Legnago il signor Francesco Rizzi, l'alfier Luzzara e altri personaggi. Insomma, prevede, una volta completata la guarigione, di avere il lasciapassare per poter rientrare in città. Infatti questo Leonardo arriva bene. Durante la peste era fuggito a Verona, era fuggito da Mantova a Verona. Facciamo un salto avanti nel tempo. Oggi siamo saliti su una macchina del tempo, abbiamo girato all'interno di una mostra che è molto piccola ma che apre squarci, storie, ci ha raccontato personaggi che ci fanno capire che il tempo di oggi si è già appunto verificato. E siamo con Anna Casotto, funzionaria dell'Archivio di Stato di Mantova, che ha curato la mostra, e con lei andiamo a al periodo francese, il periodo napoleonico, siamo agli inizi dell'Ottocento e si parla di un vaccino contro il vaiolo, si parla di elenchi dove vengono inseriti i vaccinati di Mantova e poi soprattutto si parla del fatto che un nuovo vaccino mette sempre uno contro l'altro, c'è chi dice che il vaccino funziona e chi dice che il vaccino non serve a nulla. E allora andiamo indietro nel tempo, all'Ottocento, alla Mantova napoleonica, e chiediamo a Anna Casotto di raccontarci che cosa succede quando arriva a Mantova la vaccinazione per il vaiolo. Questo primo documento che analizzeremo riguardo appunto il vaiolo e le prime vaccinazioni diffuse nel territorio mantovano è un documento del 17 giugno del 1801, una lettera dell'amministrazione dipartimentale del Mincio che invita la deputazione medica del Mantovano a diffondere la pratica dell'inoculazione del vaccino, del vaiolo vaccino, sulla popolazione. In quel momento già in Inghilterra il dottor Jenner aveva sviluppato e diffuso nel territorio la pratica di inoculare questo vaccino appunto che era estratto da una forma di vaiolo che colpiva le mucche, impiantarlo appunto negli esseri umani, creando l'immunizzazione anche al vaiolo naturale, al vaiolo umano diffuso appunto tra la popolazione. Queste sono le istruzioni che vengono date con un invito caloroso da parte appunto dell'amministrazione dipartimentale ai medici coinvolti. Il bene dell'umanità a cui avete dati i vostri studi debba animare il vostro zelo perché l'inoculazione sia resa quanto più si può generale. Vi auguriamo salute e fratellanza. Proseguendo, difatti, incontriamo, ritroviamo appunto nella documentazione che questi documenti sono stati tutti estratti dal Fondo delle Magistrature Sanitarie, conservato presso il nostro istituto. Questa è una tabella di riepilogo delle vaccinazioni effettuate nella città di Mantova nel 1806, tra l'aprile e il maggio del 1806. Come si può vedere, ci sono indicati i nomi e cognomi del vaccinato, la parrocchia di provenienza, l'età, il giorno dell'espulsione e dell'essiccazione della pustola appunto del vaccino vaiolo che veniva innestato e l'esito del vaccino che in alcuni casi generava appunto la pustola che effettivamente indicava l'attecchimento del vaccino, in altri casi invece l'esito poteva essere diverso. Come appunto diceva Giacomo, ogni pratica nuova che viene introdotta nel territorio può generare consensi come no. Questa è una interessantissima testimonianza di un medico che operava nel territorio e che era uno di quelli preposti alla diffusione della pratica del vaccino,
che comunica al prefetto del dipartimento la sua difficoltà riscontrata appunto nell'agire nel territorio. In particolar modo questo passaggio è molto interessante. Ma come volete, signor prefetto, che la vaccina prendi la stima e l'uso universale, quando che i caporioni del popolo vanno con faccia di derisione pubblicamente decantando che ora il mondo è divenuto dotto e virtuoso, che una volta era ripieno di asini, che il vaiolo naturale è uno spurgo naturale destinato da Dio, che è una porcheria mettere un male di una vacca in un cristiano, che muoiono anche con questo vaccino, che i vaccinati restano ripieni di malori, che non preserva dal vaiolo naturale, che il vaiolo naturale sempre vi è stato e sempre vi sarà, che il vaccino è una cavala dei medici e chirurghi per guadagnare denaro e molte altre ignoranti e impertinenti proposizioni sempre certe di essere impuniti. Come possiamo notare, le cose in certo senso non sono cambiate affatto. È il momento di salutare questa bellissima mostra ed è un peccato che sia rimasta aperta solo una giornata. Io ringrazio il direttore dell'Archivio di Stato, Luisa Tamassia, che ci ha accolto, e ringrazio anche Anna Casotto, che è la funzionaria che ha curato la mostra, e noi contiamo di tornare all'Archivio di Stato di Mantova, perché in effetti questo è un luogo di storie, è un luogo di vite vissute, e una delle cose più interessanti è che questa mostra adesso viene smontata, ma i documenti rimangono qua a Mantova, e questa è una cosa molto importante. I documenti verranno chiusi, verranno portati all'interno di quello che è il punto più segreto degli archivi e verranno ricollocati appunto nella posizione corretta, perché una delle cose più importanti dell'archivio è anche che dobbiamo sapere dove finiscono i documenti. Vi invitiamo a venire all'Archivio di Stato, fate un salto qui, provate a venire a verificare con i vostri occhi e a tenere tra le mani questi documenti spettacolari. Noi naturalmente, come al solito, vi ringraziamo per averci seguito fin qui e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi diciamo buona passeggiata.